oggi prepariamo la ricetta di un ciambellone. Il tutto è nato quando una signora mi ha scritto e mi ha detto: ma perché a me un ciambellone non mi viene mai bene? Aspetto che fai un video passo passo. Allora io ci ho pensato e ho detto: no, ma forse manca la ricetta mia ro ciambellone, tanto morbida. Fammi vedere che posso fare. E quindi ho fatto un po' di prove, ho messo insieme le cose che sapevo, quindi non mi sono inventata niente, nessuna ricetta strepitosa, unica, meravigliosa, è soltanto l'insieme di più cose. Vediamola da vicino. Ci serviranno 300 g di farina 00, 50 g di fecola di patate, 4 uova divisi, albumi e tuorli, 270 g di zucchero divisi in 270. Lo so che state pensando: maronna quanto zucchero, ma dopo vi spiegherò perché e come potete diminuirlo. 20 g di limoncello, 100 g di acqua tiepida, 140 g di olio vegetale, un cucchiaino di cremor tartaro, una bustina di lievito, un pizzico di sale e io utilizzerò della buccia grattugiata di limone. Ma che fatica! Iniziamo che abbiamo un po' di cose da fare. Come prima operazione setacciamo insieme farina, fecola e lievito, perché così le polveri diventano omogenee. E poi non ci scordiamo che quella a farina sa d'ossigena, a da via aria. Tre volte è meglio. Preriscaldiamo il forno a 160 gradi statico. Versiamo i tuorli in una ciotola. Aggiungiamo i 200 g di zucchero e iniziamo a montare. Ah, mettiamo pure il sale, se non mi scordo sempre. Le uova nei dolci, soprattutto in quelli montati, sono importantissime, perché se compriamo un uovo di ottima qualità, extra fresco, troveremo il tuorlo più compatto, così come pure l'albume, quindi quando li andiamo a montare avranno più capacità di aumentare di volume e di inglobare aria, insomma un dolce più buono. Eppure quando li montiamo utilizziamo sempre recipienti arrotondati, piccoli, a misura, come dico sempre. Insomma, sono pallosa, lo so. Dopo un poco aggiungiamo gradatamente l'acqua tiepida. Lo zucchero si è sciolto, sono diventate belle spumose e teniamo da parte. Montiamo gli albumi. Facciamoli schiumare e poi aggiungiamo lo zucchero.
Dopo pochi minuti aggiungiamo anche il cremor tartaro. A posto, vedete com'è bella soda. Versiamo questa montata di tuorli in una ciotola più grande. Adesso aggiungiamo una parte di albumi, una parte di farina, una parte di olio, così fino ad esaurimento degli ingredienti. In effetti lo zucchero insieme al cremor tartaro è servito per stabilizzare gli albumi e dare una maggiore spinta poi in cottura. Pure il cremor tartaro, perché qua una bussina di lievito in fondo è un po' poca, quindi questa spinta del cremore ci va bene. Ho provato a sostituire l'olio con il burro, ma la ciambella viene più bassa con il burro. Aggiungiamo anche il limoncello in due volte o altro liquore, quello che vi piace di più, oppure succo d'arancia o succo di limone, pure la buccia. Versiamo il composto in uno stampo a ciambella da 25-26 cm di diametro. Lo stampo è solo imburrato, va bene anche lo staccante. Inforniamo per circa 50 minuti. Prova stecchino. Perché ho deciso di utilizzare 270 g di zucchero? Perché questo ingrediente serve a dare umidità e a mantenerla nel tempo. Questa torta è addirittura più buona il giorno dopo preparato e dopo 4-5 giorni si mantiene ancora morbida. Minore quantità di zucchero potete diminuire anche di questi 70 grammi, potete diminuirli togliendoli un po' dalla montata di tuorli e un po' da quella di albumi. Però il dolce verrà più asciutto. È una cosa ma sacrifica. Sono passati quasi 50 minuti, tra 45 e 50 minuti. Non eccediamo con i tempi di cottura, se no viene troppo asciutta. La lasciamo raffreddare nello stampo. Dopo un'oretta trasformiamo. Che profumo! Mi piace pure questo colore leggermente pallido, perché è proprio la cottura nello statico e nell'alluminio. Possiamo servirlo spolverato di zucchero a velo, farcito con la crema, la potremmo mettere anche al centro magari con un po' di frutta fresca, potremmo fare una glassa piangente con dello zucchero a velo e qualche cucchiaio d'acqua e lo versiamo sopra, oppure pensateci voi. Possiamo conservarlo fino ad una settimana in una bustina del congelatore o coperto con pellicola.
buonissimo.